Buongiorno a tutti, ci troviamo in compagnia di Giampaolo Malatesta, consigliere comunale. Buongiorno. In occasione, ecco, questo è un discorso che sarebbe da fare in modo specifico, nel senso che si parla degli 8 referendum che sono stati lanciati da Giuseppe Civati e che purtroppo ci sembra di comprendere che non se ne parli abbastanza, visto e considerato che siamo in un paese democratico e che questa iniziativa dovrebbe avere i riflettori puntati in modo un po' più corposo. Sì, quello senz'altro, nel senso che comunque il referendum in Italia è un'opportunità di democrazia diretta che viene data ai cittadini, che grazie alla presentazione di un'istanza di referendum entro 90 giorni bisogna poi depositare le 500.000 firme raccolte a sostegno della proposta referendaria. Non è un impegno semplice, i sistemi di comunicazione sicuramente ci dovrebbero dare un supporto, un sostegno in termini di comunicazione dei quesiti, perché tutti quelli che sono le istanze referendarie vengono depositate alla Corte, vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e poi di lì si parte con la raccolta delle firme. Sono 8 quesiti su 4 argomenti, su 4 temi. 4 argomenti importanti perché sono la scuola, il lavoro, l'ambiente e la democrazia. Pensiamo che questo approccio di democrazia diretta sia l'approccio giusto di ricoinvolgere i cittadini su degli argomenti e su dei temi. Gli 8 quesiti riguardano temi che sono stati oggetto di riforma, di legislazione recente, tranne che quello sulle grandi opere, sulla legge obiettivo delle grandi opere senza gara fatta nel 2001. Tutto il resto è materia di legislazione recente, a partire da quello che è la legge sulla scuola, su cui noi puntiamo a chiedere un referendum su una norma specifica, perché pensiamo che sia la cosa più, diciamo, più raggiungibile, nel senso che la norma della buona scuola contiene al suo interno una norma di bilancio, quindi non può essere sottoposta in toto a referendum, perché il referendum abrogativo, l'unico concesso in Italia. E anche quello consultivo? E anche l'abrogativo potrebbe essere anche consultivo, ma ovviamente non propositivo. È purtroppo propositivo, non è consentito in Italia, quindi il referendum abrogativo consente di sottoporre a referendum tutte le norme, le leggi che non contengono una norma di bilancio. La buona scuola ha al suo interno una norma di bilancio, quindi abbiamo puntato a un aspetto specifico su cui il mondo della scuola si era mobilitato, cioè la nomina degli insegnanti da parte dei dirigenti manager. Ecco, invece per venire al tema lavoro, voi cos'è che contestate del Job Act? Noi contestiamo, diciamo così, lo scontro sociale che ha dato modo di creare con l'approccio del Job Act, con alcune norme che sono un po' ideologiche, nel senso il fatto di aver superato l'articolo 18 e aver introdotto il demansionamento come possibilità, perché il demansionamento era una caratteristica, una norma, un divieto introdotto nel contenuto nello statuto dei lavoratori. Che non si poteva, quindi non si poteva attribuire una mansione inferiore rispetto a quella precedentemente avuta. Adesso questo divieto è stato eliminato e quindi è stato introdotto, diciamo così, è normale che possa essere attribuita una mansione diversa, o meglio una mansione inferiore. E poi contestiamo il nuovo contratto di lavoro che praticamente ha superato e cancellato, abrogato il vecchio contratto a tempo indeterminato, che aveva una serie di tutele, dal reintegro al rimborso in caso di licenziamento illegittimo. Ecco, tutta questa parte è stata superata da questo nuovo contratto, che praticamente nella prima fase è esattamente uguale al contratto a tempo determinato. Si chiama tempo indeterminato, ma ha le stesse caratteristiche di quello determinato.
anche perché è stato cancellato lo statuto dei lavoratori e poi è stato abolito l'articolo numero 18, quindi diciamo, da quello che mi pare di aver compreso, il Jobs Act propone un tipo di contratto a tutele crescenti e a tempo indeterminato, ma se da una parte si è cancellato lo statuto dei lavoratori e si è diciamo, depennato l'articolo numero 18, insomma un contratto a tempo indeterminato, allora non è possibile che possa essere messo in pratica? Eh sì, praticamente la fattispecie è la stessa del contratto a tempo determinato, non c'è più una differenza. Era una bella occasione quella di riuscire a riformare il mondo del lavoro, magari abbattendo un po' di contratti che portano al precariato. Questo mi sembra una sfida non ancora riuscita, anzi assolutamente il contrario. Quindi noi cerchiamo di riportare il dibattito su questi temi, che sono temi che riguardano tutte le persone e lo sviluppo del nostro paese, perché se uno è sicuro sicuramente si impegna di più per portare avanti il proprio lavoro e la propria prospettiva. Benissimo, allora un'ultima domanda per quanto riguarda l'Italicum. Voi ad esempio siete propensi con questi punti referendari di ad esempio eliminare i capi lista bloccati. Certo, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la legge che ha nominato barra eletto l'attuale Parlamento, dicendo che le liste bloccate non consentono all'elettore di scegliersi il proprio parlamentare, quindi di avere un rapporto diretto tra elettore e parlamentare. Questo purtroppo con i capilista bloccati e questi capilista che si possono candidare in 10 collegi differenti porta di nuovo alla stessa soluzione, perché sono aumentate di dismisura i collegi, quindi dai collegi precedenti si è passati a 100 collegi e i capilista saranno quelli che verranno eletti di gran parte dei partiti, perché verrà eletto il capolista e poi il primo con le preferenze. Però pochissime formazioni riusciranno a eleggere con le preferenze e tra l'altro un candidato che si candida in 10 collegi diversi, ad esempio Lombardia, Toscana, Puglia, Lazio, Liguria, dopo le elezioni sceglie quale sarà il suo collegio diciamo elettivo. Questo rispetto alla trasparenza, al rapporto diretto con l'elettorato è assolutamente poco lineare e poco trasparente. Perché anzi si favorisce quello che è l'appartenenza a una corrente, a un'area del partito, perché quello sceglierà il posto magari che il primo dei non eletti è quello più vicino a lui e quindi rilascerà il posto a quel parlamentare. Secondo noi assolutamente un metodo così è da ripudiare e quindi pensiamo che i capilista bloccati e la possibilità di candidarsi in 10 collegi diversi deve essere eliminata dalla legge elettorale. Benissimo, allora per quanto riguarda diciamo, l'Italicum è stato molto chiaro. C'è un altro punto invece che si riferisce a un discorso più ecologico, che è quello che concerne le trivellazioni, all'eliminazione delle trivellazioni in mare. Sì, con lo sblocca Italia è di nuovo consentito di estrarre il petrolio nel nostro paese e questa estrazione del petrolio viene considerata un'opera strategica e quindi con una serie di agevolazioni e diciamo così di paletti che vengono che prima c'erano e con lo sblocca Italia vengono buttati giù per consentire l'estrazione del petrolio. Noi pensiamo, ma non solo noi, anche il presidente della Puglia, della Basilicata, della Calabria, pensano che i territori corrano un rischio ambientale elevato, molto più elevato rispetto all'interesse economico generale del paese a andare di nuovo verso la corsa all'oro nero. Perché? Perché comunque il fatto di estrarre il petrolio è rischioso, sia in mare che in terra e quelli che hanno subito anche dei fenomeni come i terremoti, quindi quei territori sono anche lì allarmati perché alcuni studi dicono che il fenomeno dell'estrazione del petrolio sia una concausa dell'aumento delle scosse telluriche, quindi ci sia anche una concausa rispetto al fenomeno dei terremoti. Noi pensiamo che se c'è da incentivare qualche cosa, c'è da incentivare le energie alternative, le centrali a biomassa, tutto quello
quello che è qualcosa di energetico e rinnovabile e non la vecchia, diciamo, concezione dell'energia diciamo industriale alla vecchia maniera. Pensiamo che il nostro paese possa fare una svolta in quel senso. La svolta del petrolio consentirebbe tra l'altro un'estrazione limitata, perché studi non di parte internazionali dicono che sotto il nostro paese esiste un giacimento petrolifero che coprirebbe il fabbisogno italiano di sole 8 settimane, quindi assolutamente irrisorio rispetto a quello che deve essere una strategia energetica di un paese. Benissimo, allora veramente l'ultima domanda, per allora intervenire su questi referendum, allora ovviamente c'è il discorso dei banchetti come vediamo qua e poi vi è un altro sistema che è quello in rete, che è quello online, però ho letto che la firma deve essere certificata per poter aderire, com'è che si può ottenere una firma certificata? Allora, noi per semplificare le cose, purtroppo il nostro paese, anche se sembra sempre 2.0, lo consigliamo, abbiamo depositato in tutti, ormai in quasi tutti i comuni, i moduli degli 8 referendum già convalidati, dove si può apporre la firma diciamo in prima persona. La firma certificata o i moduli passati via mail non li consigliamo, appunto per la certezza poi che questa firma venga accettata. Quando forse verrà cambiato il sistema anche di raccolta delle adesioni a queste istanze, forse varrà anche la posta certificata e quindi anche la firma certificata. Dovete arrivare a 500.000 firme, tra l'altro se non erro entro il 30 settembre, a quante siete arrivate ora? Allora, noi il quadro nazionale non ce l'abbiamo perché in questo periodo diciamo di feste sono iniziati i banchetti in tantissimi posti in Italia e noi siamo ogni giorno a fare banchetti, abbiamo un po' la conta di quello che sono le firme sui nostri presidi qua in città. Noi su Genova abbiamo superato oltre le 600 firme nei banchetti, non sappiamo quanti ce ne sono nei comuni, insomma, pensiamo che si possa arrivare a un buon risultato a fine mese, per poi al momento in cui le città saranno di nuovo strapiene non solo di turisti come a Genova ma anche di residenti che possono firmare, si possa fare l'ultima tappa finale per riuscire ad avere poi il referendum entro il 2016, perché se no, se si raccolgono le firme entro il 15 di ottobre, cioè dopo il 30 settembre, e automaticamente si va l'anno successivo. Secondo noi l'opportunità di farlo immediatamente, di consultare immediatamente i cittadini su queste riforme è opportuno e necessario e non arrivare l'anno successivo, però può anche darsi che magari per qualche quesito si arrivi anche al termine diciamo così successivo per impostare una battaglia per l'anno successivo. Grazie mille. Ma effettivamente sono da cambiare queste politiche? Sì, direi soprattutto quella sull'ambiente e sul lavoro, sulla scuola, per quello che posso saperne io. Ad esempio quella sull'ambiente, perché il petrolio che si trova effettivamente vicino all'Italia sarebbe la riserva necessaria per 8 settimane e quindi rispetto alle diciamo rispetto a quello che si potrebbe avere investendo sulle risorse rinnovabili invece, piuttosto che sul petrolio, sarebbe una perdita perché si potrebbe avere un danno ambientale maggiore poi rispetto alla rendita. Certo, e sul discorso che si riferisce ad esempio al Job Act, al lavoro, qual è secondo lei il punto che viene proposto in questi referendum che trova interessante come forma interventuale? Ma ho trovato interessante, però anche discutibile, il fatto che oltre alla progressione nelle cariche lavorative si possa ottenere anche una regressione, perché questo potrebbe poi portare anche ad avere vantaggi eccessivi sulla posizione del lavoratore da parte dei suoi superiori. Va bene, allora la ringraziamo e buon proseguimento. Grazie a voi.